siamo partiti con le due scuole che già hanno fatto un'esperienza molto positiva, vedi Alda Costa e Matteo Maria Boiardo, ma nel frattempo nasceva il corso di tecnici delle acque della Leotti, che per noi è stata una soddisfazione e anche forse un punto di arrivo. Pertanto lavoreremo molto su questo, mutueremo questo progetto per gli addetti per il prossimo anno scolastico, gli studenti di questo corso, ma nel frattempo anche altri istituti si sono attaccati e ci chiedono di conoscere il fiume. Per Assonautica è soddisfazione e punto di arrivo, anche se non dobbiamo demordere perché i problemi sono tanti. Una formazione di tipo culturale, una sensibilizzazione, navigando sul fiume Po di Volano. Non siamo abituati neanche a chiamarlo fiume Ferrara, per cui è molto importante che i ragazzi acquisiscano questa consapevolezza e che si impossessino di questa grandissima potenzialità del nostro territorio, che è un'opportunità, è una risorsa anche professionale, ma soprattutto turistica, storico, idrogeomorfica. Per cui la nostra presenza qui è ancora più significativa in quanto dall'anno scolastico 2018-2019 presso l'Istituto Aleotti sarà attivato un nuovo corso, un nuovo indirizzo professionale, gestione delle acque e risanamento ambientale. Per cui noi speriamo già di sensibilizzare questi ragazzi che frequentano invece il corso tecnico costruzioni ambiente e territorio per poi continuare in una prospettiva pluriennale. Questa è un'iniziativa straordinariamente importante che mette insieme alcuni elementi che noi riteniamo essere prioritari per qualsiasi progetto che riguarda il futuro, che riguarda lo sviluppo economico ma anche sociale della nostra provincia e del paese. I giovani, il mondo della formazione, il territorio, e questo è un progetto che valorizza il territorio, valorizza anche i giovani e mette insieme due elementi strategici. Il fatto che venga organizzato in Camera di Commercio per noi è motivo di orgoglio.